il momento del video creativo del mese dedicato alla scroll box. E questa è la scroll box di marzo. Io ho cercato di ricomporla, ma non ci sono tanto riuscita, perché volevo fare un po' come i video quelli che girano su YouTube, insomma, di coloro che ricevono una scroll box, la spacchettano in diretta. Io, come sapete, non lo faccio perché preferisco utilizzare almeno una volta i prodotti all'interno per potervi quindi poi dire più o meno quello che ne penso come prima impressione, e quindi li uso sempre. Però insomma, ecco, ho cercato di ridargli una sistemazione per creare un po' l'effetto sorpresa. E come al solito troviamo il fogliettino che ci dice e ci spiega cosa andremo a trovare all'interno. Come prima cosa, comunque, abbiamo questo dolcetto che stranamente io non ho ancora mangiato, perché dovrebbe essere, se non proprio una gomma, però c'è scritto chew bar, ma comunque qualcosa di gommoso che non è che mi attira particolarmente. C'è scritto, per carità, con vero frutto, con vero succo di frutta, ma insomma mi attira veramente pochissimo, quindi questo per il momento non l'ho mangiato. E poi abbiamo lo stick del mese di marzo, che è dedicato un po', diciamo, all'artista del mese, che è questo qua. Creiamo l'effetto sorpresa, che è questo, che praticamente ha creato questo disegno che non è proprio nel mio genere, nel mio stile, però ammetto che per creare una cosa del genere ci vuole veramente molta fantasia, e l'artista del mese è questo Hatch, o questa Hatch, non so bene cosa sia. Comunque, ecco, lui ha creato questo con i prodotti della box, e poi ovviamente io vi farò vedere che cosa creerò io, cioè che cosa ho già creato. Ma se mi seguite su Instagram lo avrete già visto, quindi vi consiglio di seguirmi su Instagram, perché lì posto quasi tutti i giorni. Allora, iniziamo con la descrizione del mese di marzo. C'è scritto: cosa somiglia a ciò che hai nella tua testa? Meglio non rispondere a questa domanda. Se devi disegnare la tua immaginazione, che tipo di posto sarebbe? Questo mese vogliamo che tu esplori la tua mente meravigliosa e strana, e che poi provi a creare una rappresentazione visuale, insomma, di quello che è la tua immaginazione, andando a fare, diciamo, molta attenzione ad esaminare le creature, gli oggetti e i posti che ci potrebbero essere. Sto perdendo il filo, eccolo. Divertiti e sii creativo con le cose che trovi appunto all'interno della box, e potrebbe essere qualunque cosa. La tua immaginazione è l'unico limite, quasi appunto letteralmente. Niente deve avere senso, soprattutto a chi, insomma, agli altri, che non sia te stesso. Puoi comprendere cose che ti piacciono, cose che odi, posti dove sei stato o che ti piacerebbe, dove ti piacerebbe andare, o creature mistiche o oggetti che tu vorresti trovare in un posto così. Lascia che la tua immaginazione viaggi, insomma, liberamente, e noi sappiamo che la tua creatività sarà una meraviglia eccitante e interessante da vedere, da guardare. Iniziamo con ordine, seguendo appunto la lista degli oggetti che troviamo all'interno della box, e iniziamo subito con il pezzo forte. Il pezzo forte della box di marzo sono questi marker che hanno, come vedete, questa forma esagonale, che permette anche di posizionarli se si hanno appunto più di tre colori solo, in questo modo, che è molto carino e che ricorda molto
la linea, quella di make up di Rihanna, che in questo momento mi sfugge completamente il nome, comunque ricorda appunto quello. E questi sono dei marker particolari. Allora, innanzitutto, rispetto a quelli soliti che uso io, questi sono a base di alcol, ma andiamo con ordine. Ah, come vedete qui ci fanno vedere le sfumature che sono presenti su ogni marker, perché questi sono gli Spectrum Noir Tree Blend Markers. Mi vedete il mio ditino? Sì. Allora, questi marker hanno un design unico, 3 in 1, e hanno anche un sistema di sfumatura. Questi marker a base di alcol contengono praticamente delle diverse tonalità dello stesso appunto colore, che possono essere sfumate insieme, insomma, in modo senza troppe differenze, insomma, per il finish gradient perfetto. Queste penne hanno 3 diverse camere di inchiostro, ognuna con un colore diverso, che può essere che si trasferisce attraverso una mina fine che aiuta a creare appunto un tratto preciso. Questi i 3 colori che sono all'interno di ogni appunto marker sono stati sviluppati attentamente per produrre appunto facilmente questo effetto gradient, che avrà lo stesso appunto risultato ogni volta, senza quindi bisogno di fare prove o senza paura di errori, senza fare quindi troppi pensieri, insomma. Disegnate, colorate e state tranquilli praticamente. Questi marche usano un inchiostro a base di alcol, appunto, che asciuga rapidamente e che è insomma studiato per dare un effetto perfettamente liscio e una copertura appunto precisa per ogni creazione artistica. Poi vi dico che cosa ne penso io, avendoli appunto utilizzati per il mio disegno. Però ecco, come colpo d'occhio sono carini, innovativi, quindi praticamente abbiamo 3 marker ma 9 colori. Poi abbiamo, qui torna la scroll box classica, in cui ci fanno trovare la penna a inchiostro nero per l'inchiostrazione, e questa ha una punta da 0,4 mm. Questa è la Molotov Black Line 0.4, ha una punta molto precisa che garantisce una linea sottile e precisa, e quindi questa linea appunto sarà precisa nei vostri disegni. È una penna facile da utilizzare, che è ideale per gli sketch, l'inchiostrazione, ma anche per fare i dettagli, e quindi è una bella quindi aggiunta alla vostra collezione di penne appunto di questo tipo. Black Liner, quindi questa qui, usa un inchiostro a base di acqua che è resistente all'acqua e anche ad altri prodotti chimici, quindi è una penna ideale da utilizzare per i progetti multimedia, quindi con più cose, insomma, più tipi di colori. Questa penna inoltre ha anche un tappino cap off function, quindi una funzione di questo appunto tappino che protegge la penna dal fatto quindi che si possa seccare, e la protegge per fino a 180 minuti. Quindi abbiamo anche la penna per inchiostrare. E poi la classica, di nuovo tornano le matite. Da un po' di mesi, mi sembra un paio di mesi, mancavano le matite, ma sono tornate anche le matite, e a me
la descrizione delle matite, delle gomme fa sempre sorridere, perché sembra sempre che ci siano appunto prodotti straordinari, ma sono semplicemente matite e gomme. Comunque, questa è la Lyra Rembrandt Art Design Pencil. Allora, queste matite sono fatte praticamente con questa appunto scocca di puro Abbiamo questo sketchbook A5. Allora, questo è il Clairefontaine Goldline A5 Layout Pad. Quindi, come vedete, questo mi si è già staccato, però vabbè, non fa niente. Io questo praticamente lo utilizzo per mettere sotto al foglio, di modo che se c'è un passaggio di colore, questo sotto non mi si sporca e comunque vado più tranquilla. E ha questi fogli molto molto sottili e lisci, e devo dire che mi ci sono trovata bene. Questo appunto album di grande qualità ha 20 fogli di carta liscia che vi permette di produrre i vostri migliori lavori. La carta è da 70 mg ed è limita e praticamente toglie appunto qualsiasi preoccupazione, praticamente non c'è l'inchiostro, praticamente non sbava, e permette anche all'inchiostro di asciugarsi rapidamente per evitare le sbavature o comunque le macchie, e quindi lascia i vostri lavori praticamente intatti. Ok, è il momento del mio disegno. Questo, allora, io non ho seguito particolarmente la challenge del mese di marzo perché non mi veniva in mente nulla. Il tema della challenge del mese è Imaginarium, a place dedicated to imagination. Però io sinceramente non riuscivo a pensare a nulla, quindi mi è venuto in mente questo, diciamo un po' primaverile, e l'unica cosa immaginaria, abbastanza immaginaria, è lo sfondo, ma insomma, ok. Allora, devo dire che con la penna nera ho fatto tutti questi contorni, sia più sottili, sia più spessi, insomma la penna nera mi è piaciuta. Come vedete però dietro i colori macchiano, anche se non tanto. Allora, per quanto riguarda i markers, io per quello che ho potuto vedere ho lasciato le gambe così, appunto per farvi vedere. Allora, la tecnica che ho utilizzato io è stata quella di creare prima la base più chiara e poi andarci a passare sopra le due tonalità più scure, però facendo così non si mischiano, rimangono comunque come vedete separati, non c'è la sfumatura, non c'è l'effetto gradient. Invece sui capelli, che sono venuti decisamente meglio, ma anche tipo qui sul vestito, non so se notate, c'è sia il giallo che il rosa, ho fatto un altro modo, ho fatto la base chiara, poi ci ho messo sopra, ho fatto le linee dove volevo le ombre con i due colori più scuri, e poi ho ripassato il tutto con il colore chiaro, e facendo in questo modo ci sono maggiormente gli effetti di sfumatura. Mi piace come è avvenuto il giallo con il rosa, e anche qui, se si può notare, non so, ho mischiato il rosa con il blu, e anche qui l'effetto nei pantaloncini sotto la gonna mi piace. Però ecco, in generale, avendoci comunque solamente tre colori, non è che si potesse fare tantissimo, però insomma ecco, questo è quello che ho fatto e mi piace, il risultato mi piace, però devo dire che questi colori non mi hanno colpita
ora li riutilizzerò e magari cercherò di utilizzarli in modo alternativo, non lo so, vedrò anche qualche tutorial. Non mi hanno colpita come mi hanno colpita subito anche i Copic Markers, anche perché utilizzandoli si sente comunque l'odore dell'alcol, non è forte, però comunque un po' si sente e un po' dà fastidio. Invece con i Copic Markers questo non succede perché sono a base di acqua. Comunque questo è il risultato della mia scroll box di marzo. Io spero che anche questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, insomma. Ditemi se anche voi siete abbonati a questa box o se siete abbonati ad altre box artistiche e magari me le consigliate. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se vi piacciono i miei video, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale e sotto trovate i link per i social. Quindi al prossimo video, ciao!